Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Su questa frase. Però, Fratelli d'Italia non è mai stato un partito della politica dei no. Quel partito era il Movimento 5 Stelle, ha fatto un po' di confusione. Detto questo, vorrei ricordare che la debolezza dell'Europa, che ha sostanzialmente appaltato tutta la propria politica energetica alla Russia si è sviluppata in anni in cui il Partito Democratico, tra l'altro, ha avuto anche segretario il maggiorente di Italia Viva in questo momento, è una politica che è nata dalla abnegazione del Partito Democratico rispetto ai diktat dell'Europa. Quindi io non amo interrompere, c'è un segretario nel Partito Democratico e una personalità politica in questo paese che ha fatto scelte coraggiose sotto il profilo infrastrutturale contro tutti, anche contro di voi. Politica energetica in Italia è un problema che ci portiamo da tanto tempo. Quindi il problema, non eravamo noi al governo, Fratelli d'Italia non c'è mai stata, e quindi dire a Fratelli d'Italia che noi siamo un partito del no non è rispondente alla realtà. Però detto questo, grazie al cielo, le nostre posizioni, però posso chiedere al professor Revelli, perché di solito quando si parla del partito del no, riferimento al Movimento 5 Stelle, che è stato presente nel Conte 1, Conte 2. Nessuno vuole togliere ai 5 Stelle le proprie responsabilità. No, di solito lei ha nominato avevano dei compagni di viaggio, ecco, in questa... Ma noi non siamo mai stati contro la TAP. Ha letto qualcosa non esiste una soluzione semplice, purtroppo, a un problema così complesso, e di solito non esistono soluzioni semplici, quindi... In qualche modo è vero che siamo in lotta contro il tempo, ma in qualche modo bisognerà aspettare, bisognerà vedere come aspettiamo questo tempo. È così, professor Revelli, abbiamo perso anche molto tempo per troppi no, perché da noi è sempre no, è sempre no nel mio giardino, no? La traduzione italiana della celebre frase inglese. Ma a me sembra che questo tentativo di buttarla... In piccola politica un problema gigantesco, cercando il capro espiatorio in questo o quello, in questo no o in quel mancato sì, mi sembra un brutto modo di affrontare la questione. Io mi metto nei panni di chi in questo momento è davanti al televisore e ha il problema di far quadrare i conti e sente una politica che va a cercare questo responsabile o quell'altro. Non sono certo stati i no del passato a generare questa situazione, tutt'al più sono stati alcuni sì mal formulati e su questioni gravi che hanno aperto la strada a questa situazione. In primo luogo la politica nei confronti dei grandi produttori e distributori dell'energia. La questione drammatica è che l'Europa, che si è buttata a capofitto in questa guerra, io credo che avrebbe dovuto fare all'inizio e prima che iniziasse un ruolo di mediatore, ma poi si è buttata a capofitto in questa guerra, sta conducendo una guerra al proprio interno, una guerra militare nei confronti della Russia. È una guerra civile, economica al proprio interno. I paesi dell'Europa si stanno facendo una concorrenza feroce. I paesi del nord stanno facendo extra profitti giganteschi sulla questione. La Norvegia, ma non solo la Norvegia, ma pensiamo a tutti i paesi scandinavi, pensiamo all'Olanda. L'Olanda, professor Revelli, l'Olanda. Prego. L'Olanda, l'ha detto. L'Olanda, professor Revelli. L'ho detto, appunto, l'Olanda appunto. Sta risolvendo un'infinità di problemi di bilancio con questa... Ma gli Stati Uniti che guidano questa coalizione dell'Occidente, gli Stati Uniti si stanno facendo una guerra economica con il super dollaro che sta esportando nel nostro continente l'inflazione americana. Non se ne parla molto, ma la marcia trionfale del dollaro e il suo grande potere
genera da una parte aumenti dei tassi di interesse e dall'altra parte inflazione nel nostro continente. Nessuno lo sta dicendo questo, ma c'è un problema tra cosiddetti alleati che sono sulla questione economica nemici tra di loro. Quando Draghi ha detto entriamo in un'economia di guerra, uno si immagina che in un'economia di guerra si applicano prezzi imposti in qualche misura, prezzi controllati dallo Stato, si fanno tacere gli interessi privati particolari. Cioè, questo vuol dire la guerra, no? Per questo è orribile e bisognerebbe pensarci bene prima di entrare in una guerra, in un'economia di guerra. Ma un'economia di guerra vuol dire queste cose qui, vuol dire la carta annonaria, vuol dire il razionamento, vuol dire queste, vogliamo queste cose qua. E in questo momento l'Europa sta facendo l'opposto, cioè sta facendo ognuno la guerra ogni altro per mantenere brandelli del proprio benessere economico. Il proprio interesse, questa ognuno sta facendo il proprio interesse, questo è. Allora...